Siamo ora qui a parlarvi di Mena Van Praagh, che è una scrittrice freelance laureata ad Oxford e, come abbiamo ovviamente intuito dal titolo del libro, una grandissima amante ed un'appassionata del cioccolato. È autrice del libro quindi Uomini, Soldi e Cioccolato, bestseller nel Regno Unito e già tradotto in oltre 16 lingue. Quindi vi lascio ascoltare proprio la sua presentazione, la sua esperienza molto affascinante. Grazie, buon ascolto. Hello everyone. It's a great honor to be here. And I just want to talk to you a little bit about my book, Uomini, Soldi e Cioccolato. Buonasera a tutti, è per me un grande onore essere qui con voi stasera. Voglio introdurvi brevemente il mio libro Uomini, Soldi e Cioccolato. And to tell you a little bit about my life, because the book is really a story about my life and my experiences of love and happiness and enlightenment. E vorrei raccontarvi un po' della mia vita, perché per chi ha letto il libro già lo sa, il libro racconta un po' di me e delle mie esperienze di vita, di amore e di illuminazione. So this story is about a journey from loneliness to love, from rejection to self-acceptance, and from disappointment to hope. Questa storia racconta di un viaggio dall'essere amabili all'amore, un viaggio verso l'accettazione di sé, un viaggio verso la speranza. It's about enlightenment and how you have to find joy inside yourself first before you can be happy in the outside world. È un libro che parla della illuminazione e di come sia necessario trovare la gioia all'interno di noi stessi prima di trovarla fuori di noi. And so this is a story about my life and how it happened for me. Questa è la storia della mia vita e di come sono andate le cose per me. So a few years, well, my life before I wrote this book, I was very unhappy. E per quanto riguarda, raccontandovi un po' della mia vita, prima di scrivere questo libro, ero davvero molto infelice. I always wanted to be a writer and I spent many years writing manuscripts and sending them to publishers and getting rejection and rejection and rejection. Ho sempre desiderato essere una scrittrice e ho trascorso molti anni a produrre opere che venivano costantemente rifiutate, rifiutate, rifiutate. And I used to work in jobs that I didn't really enjoy. I did a lot of waitressing and I worked in offices. Mi trascinavo in lavori che non mi piacevano né mi entusiasmavo, cambiavo tanti uffici. And in the few years before I wrote this book, I'd reached kind of the low point in my life. I was working in an office and I absolutely hated it and my marriage wasn't happy. My husband and I, we weren't really talking, we weren't making love. It kind of had died a little bit. E praticamente prima di scrivere questo libro ho raggiunto il punto più basso della mia esistenza. Avevo un lavoro che mi faceva letteralmente schifo, il rapporto con mio marito era pessimo, non avevamo più intimità, non avevamo più dialogo. Era una specie di morte in vita. So I spent all my days in my office job feeling miserable and I would come home and sit on the sofa and eat tubs of ice cream and cookies. Per cui trascorrevo le mie giornate al lavoro sentendomi malissimo, sentendomi di schifo, tornando a casa, buttandomi sul divano a divorare incredibili quantità di gelato. And although I didn't realize it at the time, I'd really given up on any idea that life could be any better than it was. Ed era arrivato il momento, in quel periodo della mia vita, in cui avevo davvero abbandonato l'idea che la vita potesse in qualsiasi modo migliorare per me. And I'm going to give you little readings from the book to demonstrate the journey that I went through. Avrò piacere di condividere con voi alcuni brani del libro per raccontarvi alcune fasi di questo viaggio. So the main character in the book is called Maya and she represents me and my life. Il personaggio principale del libro è una donna di nome Maya che rappresenta me e la mia vita in quel periodo. So the first little bit is when she's given up on her life. Quindi iniziamo a raccontare un po' della vita di Maya. Every day Maya lost an ongoing battle to resist breakfasting on coffee and chocolate croissant. Ogni giorno Maya perdeva la sua costante battaglia contro la tentazione di far colazione con caffè e cornetti al cioccolato.
Sometimes she managed to hold back for a few hours, but rarely made it to 10 o'clock without devouring a couple of croissants in a guilt-laden frenzy. A volte riusciva a resistere per qualche ora, ma era difficile arrivare fino alle 10 senza aver divorato un paio di cornetti con la frenesia del senso di colpa. The rest of the day was an inevitable downslide into oblivion. All the time the chocolate treats tempted her, and Maya wondered desperately why she couldn't win a battle of wills with a slice of fudge cake just once. Il resto della giornata era un'inevitabile discesa nell'oblio. Ogni volta veniva tentata dalle delizie al cioccolato e si domandava disperatamente perché non riuscisse almeno una volta a vincere la battaglia della volontà contro una fetta di torta al caramello e al cioccolato.